che noia. Cercando di utilizzare in maniera intelligente lo smartphone, per esempio per fare delle lezioni online. Allora, abbiamo bisogno però, se dobbiamo scrivere delle cose o fare delle, non dico delle presentazioni, che quelle le possiamo mandare direttamente, se sono fatte tipo con PowerPoint eccetera eccetera, le possiamo mandare direttamente, non c'è bisogno di fare alcunché. Mentre invece se vogliamo scrivere e riprenderci mentre scriviamo, ci serve un supporto. Per la ripresa possiamo utilizzare uno smartphone di vari tipi, però appunto ci serve un supporto. Allora, in questi giorni bisogna farlo con quello che si rimedia, non dico in casa perché non tutti hanno un laboratorio così, anche se mio insomma è scarso, però molte persone non ce l'hanno, però magari si rimedia un amico che lo può fare o qualcuno che lo possa fare. Quindi io ho pensato di farlo adesso in maniera grossolana con questa tavoletta che ho trovato. E qualche altra cosa che ho trovato: due listelli da 4 cm di larghezza, 1,2 mm di spessore. Questi li ho fatti tagliare, ma si trovano già belli e pronti in qualsiasi brico center, ammesso che se ne trovi uno aperto in questo periodo, ma mi auguro proprio di sì, perché la manutenzione comunque dovrebbe andare avanti. Una squadruccia e un bullone fondamentalmente, più delle tavolette dove andremo ad appoggiare sopra lo smartphone. Queste tavolette le dovremo fare con un buco grande, perché non tutti gli smartphone sono uguali, quindi dobbiamo, chi ha la camera in mezzo, chi ce l'ha spostata a destra, chi a sinistra, quindi poi dobbiamo fare in maniera tale che possiamo adattarlo. Quindi un buco centrale qua abbastanza grande, fermarlo con un supporto fatto con una barretta verticale così e un'altra orizzontale. Ora, ho già misurato che per il mio smartphone inquadra bene un foglio A4 all'altezza di 30 cm. Per esempio questo vecchio iPhone 4 ha 40 cm. Quindi non tutti gli smartphone sono uguali, quindi faremo magari una graduazione in altezza. La prima cosa, andremo a praticamente a mettere questa squadretta qui alla base della, di questa, di questo livello, e poi, anzi lo faremo prima, faremo dei buchi, uno a 30 cm, uno a 25, uno a 20, uno a 35 e uno a 40, in maniera tale che copriamo una gamma abbastanza ampia di smartphone. Poi metteremo questo in orizzontale, un pezzo lo taglieremo perché non serve tutto questo, e da capo a questo qua metteremo una di queste tavolette qua bucate. Procediamo. Allora, adesso mettiamo i punti per fare dei buchini su questa barretta. Prendiamo un righello, abbiamo detto 25, 30, 35, 40, 4 buchi. Una bella matita, eccola qua. Allora, 25, 30, 40. Una qualsiasi squadruccia, come fa i disegni, qualsiasi matita, va bene. Troveremo il centro poi, queste sono larghe 4, il centro è a 5. A 2. Ok,
per i vostri smartphone, visto se ne usate uno solo, potete anche inchiodarle, buonanotte, senza... Io chiaramente vado un po' più di fino, ma a voi non serve, potete farla direttamente dell'altezza che vi serve. Per sapere l'altezza giusta basta prendere il foglio A4 disegnato, aprite la fotocamera del vostro smartphone, ecco qua, e quando mettete sul video e quando vedete che all'interno dello schermo ci sta tutto il foglio, misurate l'altezza. Allora, questa barretta invece la taglio della lunghezza praticamente. Potrei anche lasciarla così e un pochino indietro, magari così. Faccio questo, deve stare praticamente qui al centro del foglio, quindi la mettiamo qui. Non è che bisogna essere precisissimi, e voilà, qui andremo a mettere, anzi un po' più qua, andremo a mettere la vite. Sì, dobbiamo vedere in mezzo. Okay. Se sono quadrato sono larghe 8. Quindi anche qui 4, e adesso vado a fare un buco con la sega a tazza. Allora, abbiamo fatto il verticale, pure ci ho messo 25, 30, 35, 40, questo andrà qui, questo è stato praticamente il buco, è stato centrato con questo che è il centro praticamente del foglio. Queste sono le misure, useremo questa squadretta
e per fissarlo, invece di usare le viti a legno, così che lo potremo anche smontare, utilizzeremo queste caviglie e un galletto, che è questo qui. Procediamo. Allora, prima di tutto mettiamo la squadretta qui. Abbiamo preso i riferimenti disegnati. Con l'abitatore mettiamo questo verso, la rondella ed il galletto, si chiama così, altra caviglia, un altro galletto, tutto, l'ultima, ho piantata nel legno la caviglia, la mettiamo qua, e voilà, andiamo a vederla da vicino. Praticamente metteremo il foglio qui sotto, qui scriveremo e qui sopra appoggeremo lo smartphone. Anche col peso dello smartphone non si piega, lo smartphone andremo a mettere qui, ok? È caduto qualcosa, sì. Ecco qua, adesso io tolgo lo smartphone da questo supporto e lo metto qui e vi faccio vedere come si usa. Facciamo un esempio, facciamo per esempio, che ne so, 128 diviso 2 e così vedete come lo studente può seguire tranquillamente una spiegazione fatta così. È molto agevole, c'è lo spazio anche per fare i teoremi, poi quando c'è bisogno di cambiare foglio si cambia foglio e se ne mette sotto un altro.